Oggi finalmente vedremo la mia prima esperienza su una Toyota Supra Turbo manuale MK4, chiamata anche A80, e ha 1001 cavalli. Era un bel po' di tempo che non mi mettevo la felpa non fotti con la Supra, però oggi la mettiamo per una motivazione ben precisa. Se non si fosse capito, mi sono appena svegliato, sono molto stanco, ma non fa niente perché c'è una Supra che ci aspetta e tra l'altro ha solamente 1000 cavalli. Mattina fredda. Mattina fredda. Mattina fredda. Senti com'è calda la mia mano? Andiamo. Bene. Siamo arrivati finalmente nel posto designato per provare questa Supra. Io, allora, innanzitutto volevo dire che è la prima volta che salgo su una Supra e stiamo già iniziando con 1000 cavalli, quindi non so come sarà la mia reazione. Lascerei le parole al proprietario, che è Mirko, così ci racconta quello che ha fatto e come è arrivato a 1000 cavalli. Vado. Via. Allora, quindi siamo qui con Mirko. Come potete Ciao, vedere ragazzi. Quella turbina lì. Vogliamo partire dalla turbina? O da... L'abbiamo prelevata da una lavatrice. No, scherzo. È una turbina opportunamente dimensionata per arrivare a quello che è stato il nostro scopo, cioè i nostri 1000 cavalli. Ok, quindi 1000 cavalli bancati. 1000 cavalli bancati a banco motore, quindi non banco a rulli. Okay. 1000 cavalli veri. Ma non hai né protossido d'azoto. 1000 cavalli, come prevedeva il progetto, una macchina stradale, quindi tirati fuori dalla 180 anni dal distributore. Quindi niente, quindi benzine speciali. Niente 85, niente protossido di azoto, esclusivamente benzina dal distributore. Il motore è stato strutturato e rinforzato per supportare questa potenza e più. Ci siamo fermati a 1000 cavalli per ovvie ragioni, è già difficile guidarla così. Infatti mi dicevi che comunque 1500-1600 li farebbe. Con i dovuti accorgimenti esterni, gli interni ce li abbiamo già tutti. Okay. Sarebbe da ovviamente maggiorare ulteriormente il turbo, maggiorare ulteriormente l'impianto di alimentazione, gli iniettori. Okay. Però insomma penso che 1000 cavalli per una stradale siano più che sufficienti. Infatti quella è la cosa, che è un'auto stradale. Ho visto dietro che hai delle gomme che sono 295. Sì, era il minimo. No, beh, ovvio, certo, se deve tenere. Anche perché qui elettronica che aiuti la messa a terra non ce n'è, fa tutto il piede destro. Esatto. Quindi la gomma è stata l'unica cosa a cui siamo riusciti ad aggrapparci per riuscire a scaricare giù la nostra potenza. Ma comunque fa un po' paura anche a te guidarla. Tantissimo. Non ti nego che anche adesso che dobbiamo salirci fa un po' paura. Un po' di palpitazioni prima di salire ti vengono. Vabbè, noi comunque ovviamente non possiamo, cioè siamo su strada, quindi non possiamo fare chissà che sicuramente cosa. Non passeremo i limiti. Faremo due accelerate, poi ovviamente mi dicevi che c'ha l'anti-lag. Sì, ovviamente una turbina così per metterla in pressione e avere delle partenze fulminee. Ci vuole. E la partenza com'è? Cioè riesci a scaricare un pelino o no? Fino in terza parte. Allora, all'interno del motore abbiamo un monoblocco rinforzato con cappellotti di bianco in CNC, albero motore originale, supportano delle potenze estreme. Incredibile. BL Carrillo, pistoni CP, camme Crower con ovviamente testata lavorata e raccordata tutta quella che è l'aspirazione che si vede là sulla destra, collettori di scarico ovviamente per la conversione turbo singolo, come si vede, turbo singolo e scarico completo da 100 mm. Tutto 100 mm? Tutto 100 mm. Infatti fa un po' di rumore. No, le puoi mettere come vuoi. Ah, sì? Ah, non c'è il... Ok, adesso me le devo stringere perché sennò... Perché queste qua ce l'ho pure io sulla mia, ma se non le metto in ordine non entrano. Cioè, devo metterle così come sto facendo adesso, da sinistra a destra. Devo farti forte o non fa? Ok, quindi... ok. Vedi, eh sì.
E comunque l'hai visto che quando tiri di dietro, se non hai nervi, il sangue freddo, ti fai male. Eh sì, quello è il problema. Primissime impressioni a caldo. Diciamo che un pochettino tremavo quando eravamo sopra, non tanto per il freddo, ma perché c'è da cacarsi sotto. Cioè, non lo so neanch'io, non esiste per ora non esiste un altro mezzo su cui sono stato che può fare questa cosa. Fino in terza sgomma, e quindi sembra che non vada. E poi appena la gomma inizia a prendere grip, basta, cioè è mortale. Senti il sangue che va via dai piedi, e comunque bisogna mettere in quarta per sfruttarla, perché se no non ce la fai. E la cosa più spaventosa è sempre quando metteva in terza, sgommava di brutto, mollava il gas, lo riprendeva, e quando lo riprendeva c'è iperspazio. E comunque sì, è un po' pericolosa, nel senso che senti proprio il posteriore che... vabbè. It's a Supra? Sei pronto, Tommino? Forse. Voglio credere, ma hai fatto salire pure quello che ho mangiato un mese fa. Non ci posso credere. Vai, entra per mangiare. Oh, ci sei, da poco. No, bellissimo. Davvero, non ci credo. Cosa ha detto Tommy? Ma sta ancora ventilando. Ah sì? Andiamo a sentire. Ciao Tommy, com'è la situazione? Non ho mai provato una cosa del genere finora. Ma io ho visto la macchina che scodava da dietro e ho detto che qua Tommy si sta cagando addosso. È indescrivibile. È una cosa... sembra impossibile che ti proietti a una velocità del genere. Ma hai sentito la terza? La terza quando scoda? Sì. E poi la quarta che finalmente non scoda e schizza. Sì, ma anche, cioè, sembra... no, indescrivibile. Tutto bene. No. Ci devi salire, assolutamente. No, non sali. Non sali tu? No. Ma come, perché no? Perché no, si sta male, non è... Cioè, io ho paura dell'aereo. Ma quello anch'io. Ma è la stessa. Ma è meglio. No, è meglio la Supra, fidati. No, cioè, ma com'è? Tutto... Bisogna di un calmante. L'aereo fa meno paura. Perché non scoda? Perché non scoda e perché non ti proietta in così poco tempo. Salirò quando magari. Quando magari? Sono ubriaco.
come? Mio Dio! Oh! Oddio! Ma Dio! Secondo me è ancora quello originale. Sì, sì. Ma domenica ci abbiamo bisogno. Dobbiamo andare a moto. E allora lunedì ti andiamo in campo. No! Stazione di quella che è su 10 metri. No, per stare... O dalla limita. Se vai che è nel limite piano. Questa è la Supra. Let's party in my